Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono Jopa17 e oggi siamo tornati su Splatoon 2 per un nuovissimo episodio. Perfetto ragazzi, bentornati su questo titolo, come vi avevo avvisati lunedì nello scorso Infotime. Oggi è sabato 22 febbraio, sono le ore 14.30 e sono online, pronto a giocare con voi. Come sempre ragazzi giocheremo delle partite private nelle varie modalità presenti su Splatoon 2, quindi mischia mollusca e partite pro, zona splat, bazookarp, torre mobile, eccetera eccetera eccetera. Prima di iniziare come sempre vi ricordo che se siete interessati ad acquistare questo videogame, nella descrizione di questo video potete trovare tanti link utili oltre al profilo che utilizzo per giocare a questo titolo. Se volete acquistarlo in digitale vi consiglio di comprarlo su Instant Gaming, più che altro perché risparmierete qualcosina e potrete portarlo sempre con voi. Trovate il link sempre in descrizione. Adesso ragazzi, senza perdere altro tempo in chiacchiere, direi di andarci a preparare e ci vediamo nel primo match di oggi. Va bene ragazzi, eccoci qua, primo match di oggi, mappa Porto Polpo. Partiamo con una bella mischia mollusca, naturalmente io osserverò questa partita dall'alto come sempre. Andiamo a vedere come sono formate le squadre. Da una parte c'è Dani, Kit, Enrico e Destroyer, mentre dall'altra parte ci sono Krik, Opaki, Garik e Ale. Allora vediamo come se la caveranno i vari giocatori. Arancioni contro viola. Gli arancioni sembrerebbero essere un po' più organizzati. Attenzione a Kit che lancia un gran botto al centro della mappa, supportata anche dai razzi. Attenzione alle due piogge che coprono il lato destro e sinistro del campo. Dani sta affrontando Garik. Garik si allontana per evitare di essere splattato. Ale va in suo soccorso e Dani si allontana lui questa volta. Enrico affronta Ale. Garik è da solo contro Destroyer. Attenzione alla doppia bomba. Kree viene abbattuto da Enrico, che prova a prendere anche Garik, che però riesce a splattarlo. Più che altro perché Enrico sei finito in mezzo all'arancione. Infatti non ho capito come facevi a muoverti. Kree arriva con un super salto e viene splattato dai razzi. Secondo me lì invece di far ingrandire la spugna dovevi semplicemente spostarti velocemente via. Copacchi è in difficoltà, viene abbattuto da Dani. Ale prova a vendicare il suo compagno di squadra e ce la fa. Kit lancia un gran botto al centro della mappa sperando di prendere qualcuno, però si sono allontanati tutti quanti. In compenso è riuscito a splattare Ale. Appicci bomba. Bomba normale, Copacchi era invischiato nel viola. Kree è da solo contro Dani e Destroyer. Prova a fare il giro ma Dani lo splatta senza pietà. Enrico invece sta dando la caccia ad Ale. Si stanno aspettando dietro gli angoli. Kit prova a sfondare al centro. Destroyer le dà una mano. Ale è immerso nel viola. Gran botto. Ale è stato sfiorato, un suo compagno di squadra. Non ho visto il nick invece. È stato colpito, Destroyer è sopravvissuto per miracolo, infatti sta tornando alla base, probabilmente vorrà utilizzare l'arma speciale che però non ha carica perché non sembrerebbe essere carica. Razzi viola e arancioni. Doppia pioggia, viola spostatevi da lì, Kit supporta i suoi con un altro gran botto, Copacchi viene colpito, Kit viene abbattuta insieme a Garik. Destroyer è inseguito da Ale. Vediamo se riuscirà a scappare. Gran mossa, però Ale è più veloce con le capriole. Destroyer lo prende invece con i saltini. Adesso lo stavano attaccando in due. La terribile vendetta di Copacchi, che abbatte anche Enrico alle spalle. E finisce così. Gran bella partita. Gli arancioni all'inizio sembravano un po' più organizzati, però mi sa che i viola la portano a casa. 49-38, bel match. Gran bella partita ragazzi, gran bella partita. Ok ragazzi, secondo match di oggi. Ci trasferiamo sulla nave, si va in crociera. Siamo verdi contro rosa, Manta Maria. E si parte. Io sono con la squadra verde. Vediamo cosa riusciamo a combinare. Ho preso l'NZAP 89, una delle armi che, se devo essere sincero, ho utilizzato di più su Splatoon da quando è uscito il gioco.
Dei ridi ridi scherza scherza è uscito nel 2017 e sono praticamente già quasi 3 anni che è in commercio questo videogame. E mi diverto a giocarci. No, non potevo scappare. Avessi avuto le capriole magari. Dicevo, mi diverto a giocarci come se fosse uscito ieri. Qui ci siamo dimenticati di colorare. Vabbè, io faccio da supporto. Anche perché devo riscaldarmi un attimo. Me ne vado. Erano già lì pronti a prendermi. Bella. C'è nessuno lì sotto? No, solo delle gran bombe curling. No, ho sbagliato a lanciare la robobomba. Ehi là, chi ha preso la vasca? No, non ci credo, Ali, di nuovo. Se non mi facevi le ultime 2 capriole ti prendevo. Solo che con la ripolpella ne ha 4 a disposizione. Ah, ma dopo prendo la vasca. Mi sa che mi conveniva iniziare con la vasca. Mi conveniva iniziare con la vasca. Purtroppo la robobomba, dicevo, è andata sprecata. Ah, quello conveniva distruggerlo. Brava Kit. Beccati questa, vediamo se ti prendo. Ah, ce n'è uno anche là sopra. Facciamo così. Stavolta ti ho preso, Ale. Stavolta ti ho preso. Ci hai provato, però ti ho preso. Ho sacrificato i razzi che avevo quasi caricato. Datemi tempo di riscaldarmi un secondo e non sarò più facile da abbattere. Mi prenderete ancora sicuramente, perché qualcuno di voi ha giocato tantissimo. Ecco, appena detto, Cree lo stavo per prendere. Però un po' meno facilmente. Vai con questa. No, volevo distruggerla. Vieni via, Dani. Ci stanno attaccando malissimo. Perché me li trovo sempre addosso, ragazzi? C'avevo Ale praticamente in braccio. C'avevo Ale in braccio. Allora, andiamo a vedere chi ha vinto, però mi sa che vincono loro. 45 a 43. Ci hanno attaccati come non mai alla fine. E queste sono le statistiche di gioco. Ok, ragazzi, eccoci qua. Mappa Acciu Games. Ed eccoci qua. Da noi qualcuno ha preso l'ombrello. Vai così. Stavolta ho preso la vasca. Prima ho fatto fatica contro chi utilizzava le capriole perché si spostava in continuazione. Adesso così ho anche la pioggia da lanciare. Bella. Così li faccio subito spostare. Arrivano i razzi. Caspita, ci avevano inquadrati tutti e 4, mi sa. Anche perché eravamo molto vicini. Bella, Destroyer. Quanto amo la vasca. Mi faccio tante di quelle kill a caso. Grazie. Probabilmente è l'arma che so utilizzare meglio su questo titolo. Non c'è nessuno lì. Vabbè, vi stanno con la pioggia, va. Allora, andiamo di là. Bella! Ho preso Bro! Ho preso Cree. E mi avete portato via la tripletta, fantastico. Ve l'ho detto che sono pericoloso con la vasca. Non fatemi arrabbiare. Chissà se viene su. Ah, mi prende, mi prende. Beh, ci sta, 1-1. È stato più veloce lui. Se mi giravo un tec prima, potevo provare a
splattarlo. No, non l'ho mirato bene, se no potevo prenderlo mentre lanciava i razzi. Ah, c'è gente che usa il jet splat dall'altra parte, eh. Chi è che passa di qua? Robobomba, venga, venga, venga. Ok, è esplosa. Troppa gente da quella parte però. Dobbiamo coprire un po' meglio la mappa. Aia. Che caspita m'ha preso. Bella, la pioggia. Arrivano i razzi. Io mi sposto e ricoloro subito. Vai Kit. Andiamo da questa parte. Li stiamo schiacciando ben bene, eh. Proviamo a salire su. Tanto lo so che sei lì. Bella, ho preso Kree, che prima avevo mancato. Grazie che mi avete coperto. E finisce così. Bella partita, dai, ho giocato sicuramente meglio rispetto a prima, ma ve l'ho detto, dovevo soltanto riscaldarmi un attimo. Beh, direi che abbiamo vinto senza ombra di dubbio, 58 a 28. Ottimo lavoro. Porto a casa 5 kill e diciamo che non sono l'ultimo della mia squadra. Ok ragazzi, Rione Storione, questa volta ho scelto io questa mappa. Diciamo che l'ho scelta perché mi sarebbe piaciuto giocarci, però alla fine assisterò ad un nuovo match tra la squadra arancione e la squadra azzurro-acqua. Allora abbiamo Kit, Kree, Bro e Pippo Falco, nuovi nomi sulla mappa, contro Dani, Alessio, Destiny e Copaki. Allora, gli arancioni intanto si sono già portati al centro della mappa. Abbiamo Bro che sta tenendo sotto tiro Destiny col cecchino. Pioggia da parte della squadra azzurra, condita da un gran botto. Pippo Falco dà un'occhiata a Destiny e prova a tenerla alla larga insieme a Kit. Gran botto. Li stanno caricando come non mai. E gli azzurri zitti zitti, anche se sono Kit. Ho visto quella bomba, probabilmente ti sei girata, te la sei trovata davanti e non hai fatto un tempo neanche a dire ah. Lanciata da Alessio che si sta nascondendo. Bro, devi stanarlo, eh. Magari qualcuno potrebbe andare dall'altra parte e prenderlo di sorpresa. Guarda Kit che ci prova insieme a Kree. Alessio sfugge e riesce ad abbattere Kree mentre Kit continua a dargli la caccia. Ma attenzione perché lui si nasconde. Brava che vai con le APC bombe. Intanto Pippo Falco ne lancia una qua in mezzo. Copaki e Dani fanno buona guardia. Kit attenta a Dani. Oh, zitta zitta, è riuscito a prendere Copaki e viene anche abbattuto Dani. Quindi gli arancioni possono avanzare. Pippo Falco non se lo fa ripetere due volte. Da questa parte Alessio continua a controllare questa zona. In due vanno a dargli la caccia. Bro utilizza la cromosfera. Alla fine sono riusciti a prenderlo. Pioggia da parte della squadra arancione, che nel frattempo ha riconquistato buona parte della mappa. Dani ha lanciato anche lui una bella pioggia per far indietreggiare gli arancioni. Kit e Kree viaggiano in coppia. Alessio ci riprova, questa volta sulla sinistra. Kit l'ha già visto. Non puoi nasconderti. Gli va vicino. Capriole, capriole. E niente da fare. Tra pioggia e bomba non è riuscita a scappare. E la mappa torna ad essere azzurrina. Bro, dai. Alla squadra arancione serve il tuo aiuto, Kit. Stai lontana dalle bombe. Gran botto. Deve avanzare. A Dani che le dà la caccia. Sono in due. C'era anche Copaki questa volta. Alessio alla peggio contro Pippo Falco. Ah, se Kree non veniva splattato, Copaki e Dani
rischiavano una forbice. Va bene, finisce così. Vince tranquillamente la squadra azzurrina. 55-34. Diciamo che gli arancioni, c'è stato un momento in cui sembrava potessero portarla a casa e poi invece niente da fare. Deve essere crashata Destiny, perché effettivamente dopo un po' non l'ho più vista sulla mappa. Ok ragazzi, mappa del magazzino. Adesso vi faccio vedere che arma ho preso. Non mi ero ricordato di averlo preso lo sweeper duplo. Questi colori qua dovrebbero essere ketchup e maionese. Vai con la bomba! E non c'è nessuno mai. No, 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 no. Siete cattivi. Non c'è nessuno lì? No, aspettate, perché volevo caricare la pioggia, se riesco. Bella! Vai Pippo Falco! Facciamo che dare una colorata veloce anche di qua. Ah, non c'è nessuno! Non c'è nessuno. Enrico è stato splattato. Ehi! C'era Copaki. Non mi aspettavo fossi lì. Guardalo. No, l'ho lanciata malissimo. Vabbè, ci ho provato. Bella, gliel'ho lanciata lunghissima. E non ho preso nessuno mai. Fantastico. Conviene. Vai VR. Bella. No, l'ho mancato. Pensavo di prenderlo. Invece purtroppo era ancora abbastanza distante. Ce l'ho fatta. E l'ha vista però. Vabbè, io ci ho provato. Qui abbiamo già colorato tutto. Attenzione dall'altra parte, perché stanno cercando di passare. Voglio vedere se riesce a sfuggire anche la mia pioggia. Conviene fare il giro. Bella! Attenzione che Dani... No, non è Dani, era Copaki. Ehi, chi è che c'è lì sopra? Cioè, vieni un po'... No, dai, ma siete cattivi! Riuscirò a prenderlo, con la bomba. Non vado sotto perché so che col cecchino potrebbe farmi male. Ti prenderò prima o poi, ti prenderò. No, si è protetto! Mamma mia. Si è protetto con l'ombrello. Mi ero dimenticato che lui utilizza l'ombrello. No, mi sa che non serve a niente. C'è qualcuno qua. E invece non c'era nessuno mai. Copaki sta gridando alla vendetta. Una bella bomba che esplode. Volevo lanciare la pioggia, ma niente da fare. Alla fine siamo riusciti a prenderlo. Bro, alla fine ti abbiamo preso. Direi partita a senso unico. Voglio vedere se non è crashato qualcuno dall'altra parte, perché non ho guardato le icone in alto. 66-16. Sì, secondo me deve essere per forza crashato qualcuno. E invece no, c'erano tutti. Solo che non riuscivano a uscire.